La paura è un'emozione preziosa perché ci aiuta a orientarci nel mondo riconoscendo le situazioni e i contesti che potrebbero farci del male. Ci aiuta a riconoscerlo e ci aiuta a comunicare attraverso tutta la nostra capacità espressiva, mimica e gestuale con la quale comunichiamo le emozioni, a comunicare agli altri il nostro disagio e a costruire delle strategie relazionali che di fronte a situazioni pericolose ci aiutino a non essere da soli. Questo è particolarmente prezioso, dicevo, e importante per la specie umana, che dovendo raggiungere nel suo sviluppo di ogni persona una complessità molto alta, ha bisogno di un tempo molto lungo e in questa necessità ognuno di noi viene al mondo poco strutturato, poco maturo per affrontare i pericoli del mondo. La capacità di riconoscere i pericoli, di comunicarli e di metterci nelle condizioni di essere protetti è pertanto preziosa per la nostra sopravvivenza. La paura è uno dei primi, più importanti e più chiari sentimenti, forse è più corretto definirli emozioni, che noi proviamo e che ci aiuta a orientarci nel mondo. E qual è il ruolo per i bambini? Per il bambino è quello di rimanere lontano dai pericoli e nel comunicare la propria paura agli adulti, di mettere gli adulti nelle condizioni di proteggerli, facendo fra l'altro sperimentare al bambino la sensazione preziosa dal punto di vista psicologico di avere intorno a sé un mondo supportivo del quale potersi fidare.